Buonasera, chi fosse passato alla fine della mattinata di oggi davanti al Palazzo di Giustizia del Binale avrebbe visto una strana scena. Un paio di centinaia di persone che cantavano l'inno di Mameli. Avrà pensato a qualche raduno, a qualche manifestazione reducistica. Erano tutti gli eletti alla Camera e al Senato del PDL che stavano così protestando per la situazione di Berlusconi. È uno spaccato di quello che continua a essere l'anomalia italiana. Da un lato c'era il processo Ruby che si tentava di portare avanti, dall'altro l'impedimento costituito dal fatto che effettivamente Silvio Berlusconi anche oggi è rimasto in ospedale a San Raffaele di Milano e secondo quanto dicono i medici dovrà restarci anche nei prossimi giorni, perché è stata disposta anche dai giudici del processo Ruby la visita fiscale e effettivamente i medici scelti dal Tribunale milanese hanno accertato che l'impedimento di Berlusconi c'è ed è serio e che quindi andava rispettato sotto forma appunto di rinvio della seduta a dopodomani, l'udienza del processo. Ma è evidente che c'è un clima di, chiamiamolo almeno, sfiducia totale da una parte e dall'altra, tanto che appunto hanno voluto inscenare quella protesta i parlamentari berlusconiani. E dopo quello che è successo oggi, domani mattina alle 11 Alfano e i capogruppo di Camera e Senato saranno al Quirinale a rappresentare la loro posizione da napoletano. Andiamo a vedere però che oggi è stata un'altra giornata di scarsa comunicazione, anche qui la vogliamo chiamare eufemisticamente in questo modo, tra PD da una parte e Movimento 5 Stelle dall'altro. Perché? Perché sostanzialmente non c'è nessun passo avanti nel tentativo di Bersani, anzi da parte del 5 Stelle si riconferma che non ci sarà nessuna fiducia a un governo a guida PD, mentre invece i grillini dicono perché non firmi subito adesso Bersani quello che ha già firmato Grillo, cioè una lettera in cui si dice rinunciamo a tutti i contributi, i rimborsi elettorali fin da subito. Sono più di 45 milioni di euro nell'arco del quinquennio per quel che riguarda il Partito Democratico. Firma subito, è diventato un tormentone su internet, come vedremo, e vedremo che non c'è una risposta immediata da parte del leader del PD. Mentre a Renzi vengono attribuite delle frasi di scetticismo nei confronti del tentativo di Bersani, che in serata lo stesso sindaco di Firenze si è premurato di circoscrivere. Vedremo però come le vicende politiche si intrecciano ancora a quelle giudiziarie e ancora da Napoli arrivano notizie che riguardano Berlusconi. La richiesta di giudizio immediato per l'ex premier, per la Vitola e per De Gregorio, per la vicenda che ben sappiamo, la corruzione politica, la compravendita di senatori nel tempo del 2006-2008. Proprio De Gregorio è stato interrogato questa sera a Roma e la nostra inviata l'ha raggiunta. Sentiremo l'intervista fatta pochi minuti fa a De Gregorio, che ammette ancora una volta di aver ricevuto quei 2 milioni in nero che sono l'oggetto della vera e propria contestazione nei confronti di Berlusconi. Almeno altri due fatti, ma li vedremo poi dai titoli. I nostri due fucilieri di Marina, che si chiamano i Marò, non tornano in India dopo il permesso elettorale, restano in Italia. L'Italia contesta formalmente e ufficialmente la giurisdizione indiana e a sto punto, se è per l'Italia, non torneranno mai lì e lì non potranno essere giudicati. Si apre un braccio di ferro che però era largamente telefonato, lo si poteva immaginare. E poi la vigilia del conclave. Ma insomma, senza indugio, andiamo subito ai titoli. Mentre tra PM e difesa di Berlusconi si combatte l'ennesima battaglia del processo Ruby, i parlamentari del PDL manifestano contro i magistrati fuori dentro il Palazzo di Giustizia. Alfano parla di emergenza democratica, chiede l'intervento di Napolitano e dopo una nuova visita fiscale al Cavaliere ancora ricoverato a San Raffaele, la Corte riconosce il legittimo impedimento. Porte chiuse al PD dai 5 Stelle che respingono al mittente gli appelli a un accordo con il Partito Democratico. Escludo un appoggio al PD e chi lo fa è fuori dal movimento, dice la capogruppo alla Camera Lombarda. Grillo dal blog si rivolge a Bersani, noi rinunciamo ai rimborsi elettorali, lo faccia anche lui, subito.
Nell'incontro con i neoeletti del PD alle Camere, Bersani ribadisce la strategia di un governo con un mandato su 8 punti. La strada è strettissima, dice Bersani, che lancia una stoccata a Grillo, un principe con le mani libere, pensa più al potere che al bene dell'Italia. Scettico il sindaco di Firenze Renzi, tifo Bersani, ma non sono ottimista. La procura di Napoli, che indaga sulla presunta compravendita di senatori all'epoca del governo Prodi 2006-2008, ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Berlusconi, dell'ex direttore dell'Avanti Walter Lavitola e ovviamente del senatore uscente Sergio De Gregorio. Quest'ultimo è stato anche ascoltato stasera dai PM romani, che indagano su razzi e scilipoti passati dall'IDV ai responsabili nel 2010, ma lui non ne sa nulla, dice. I due fucilieri restano in Italia. L'India ha violato le norme di diritto internazionale. L'annuncio da Farnesina apre un duro scontro con il governo di New Delhi, che intima: vanno processati qui con le nostre leggi. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, impermesso in Italia per le elezioni, sono accusati dell'omicidio di due pescatori scambiati per pirati. Ci siamo, da domani 115 cardinali elettori saranno in conclave nel pomeriggio nella Cappella Sistina, isolata dal mondo, per scegliere il nuovo Papa. In serata la prima fumata, che molto, molto difficilmente sarà bianca. Oggi ultima congregazione. Si è parlato anche della gestione dello IOR, la Banca Vaticana, negli ultimi tempi al centro di polemiche e inchieste. Buonasera, molti fatti quindi, molti importanti. Abbiamo scelto di iniziare da quell'incredibile vicenda che è successa questa mattina, avendo per teatro soprattutto la scalinata che porta al Palazzo di Giustizia di Milano, laddove ancora campeggiano gli enormi ritratti di Falcone e Borsellino. E poi vediamo insieme, minuto per minuto, che cosa è successo. Dove la... Una marcia dei parlamentari PDL sul Tribunale di Milano, guidati dal segretario, l'ex ministro della Giustizia, Alfano. Nel pomeriggio il responso della visita fiscale ordinata dai magistrati, l'impedimento per motivi di salute di Berlusconi è accolto. È il giorno dello scontro massimo PDL-giudici. Ore 9.30, comincia il processo Rubi. In programma c'è la requisitoria della Boccassini. Berlusconi è sempre in ospedale, ricoverato. Ghedini consegna alla Corte 3 certificati medici, del cardiologo, dell'oculista e del medico di fiducia, il dottor Zangrillo. Chiede il rinvio per motivi di salute e aggiunge un legittimo impedimento per sé e per il collega Longo, attesi alla riunione dei neoeletti del PDL, sempre a Milano. Si tiene a meno di 1 chilometro di distanza, in Corso Venezia. C'è tutto lo stato maggiore del partito. In tribunale per la pubblica accusa non c'è il da Boccassini. L'altro PM, San Germano, si oppone agli impedimenti e chiede la visita fiscale. Ore 11. I giudici sono in camera di consiglio. Ghedini e Longo lasciano il tribunale. Fuori c'è la contestazione di un piccolo gruppo di manifestanti anti-berlusconiani. 16 processi, 16! Invece di andare a San Raffaele, dove andare a San Vittore, dove andare? Ore 11.30. I giudici dispongono la visita fiscale e mandano 3 medici al San Raffaele. C'è anche un cardiologo. Nell'atrio del tribunale compare la Boccassini. Andando al tribunale. Ore 13.30, da Napoli è arrivata la richiesta di giudizio immediato per il caso De Gregorio. I parlamentari PDL lasciano la riunione e marciano verso il tribunale. È la manifestazione disdetta ieri sera da Berlusconi. Il gruppo occupa i gradini e aspetta l'arrivo del segretario. Anche noi vogliamo assistere. Ma entrerete in aula, onorevole Matteoli? Perlomeno alcuni di noi, sì. Un ex ministro che manifesta sotto il tribunale, l'ex ministro della giustizia. Un ex magistrato per 25 anni. Un amico di Falcone e Borsellino, a fronte di una serie di anomalie che quei due signori là non avrebbero mai commesso. Ore 14, arriva Alfano. Noi difenderemo il nostro leader, la nostra storia, il presidente Berlusconi, Forza Italia, il popolo della libertà, tutta la nostra storia, per difendere la democrazia del nostro paese e per difendere le istituzioni repubblicane che a nostro avviso sono sotto attacco. Ore 14.15, i parlamentari entrano al Palazzo di Giustizia, vogliono presidiare l'aula, i carabinieri hanno transennato l'ingresso, rientra Ghedini, parla con Alfano e convince i colleghi a ritirarsi e uscire dal tribunale. Ore 14.30, nell'atrio tornano i PM. Ghedini vorrebbe entrare in aula, è chiusa a chiave, chiede alla Boccassini. C'è uno scontro, poi l'avvocato lascia il palazzo. Ho chiesto alla dottoressa Boccassini di poter accedere all'udienza, dove tra l'altro abbiamo documenti, carte, effetti personali, e ha detto che
che c'era ha detto che c'era inibito l'ingresso all'ora d'udienza. Ore 14.45, la visita fiscale è conclusa. Alfano e una delegazione di parlamentari raggiungono il San Raffaele. Non riescono a vedere Berlusconi, le visite sono sospese per non disturbare il paziente. Ore 16.45, arriva in cancelleria il fax dei medici del tribunale. L'ex presidente del Consiglio ha uno scompenso pressorio, farà un attack. La prognosi per l'uveite è di 2 settimane, per il cuore di 6-7 giorni. Resterà in ospedale. I giudici accolgono l'impedimento, il processo è rinviato a dopodomani. La requisitoria non ci sarà ancora, è solo un passaggio tecnico. La sentenza slitta almeno verso la fine di marzo. Torneremo più avanti nel giornale a parlare del rapporto tra Berlusconi e giustizia, perché nuove notizie arrivano da Napoli. Ma prima andiamo a vedere cosa succede nel tentativo di dare un inizio con una probabilità almeno parziale di arrivare a un governo della legislatura. Ci sta provando ancora il Partito Democratico, ma dal Movimento 5 Stelle anche oggi arriva una, chiamiamola così visto che sono i tempi, fumata nera. Bersani firma qui. Su Twitter la sfida di Grillo al leader democratico è già diventata un tormentone. Con l'hashtag davanti, il simbolo chiamato cancelletto, si è diffuso come un virus sul web. Bersani firma qui, e cioè mettere nome e cognome in calce alla rinuncia totale e definitiva ai rimborsi elettorali. Che per il PD vuol dire rinunciare a oltre 48 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Una sfida che segue il nuovo no secco e definitivo a qualsiasi accordo di governo annunciato ieri sera. Una indisponibilità assoluta confermata anche dai neoeletti del movimento sbarcati in Parlamento per la registrazione in vista della prima seduta questo venerdì. Chiarissime le parole di Roberta Lombardi, capogruppo a Montecitorio: chi decide di dialogare ne dovrà trarre le conseguenze. Io lo escludo categoricamente, se c'è qualcuno che deciderà di farlo ovviamente sarà fuori dal movimento, perché non è l'impegno che abbiamo preso con gli elettori e che è sempre stato quello. Il dialogo con il PD ci può essere, ma alla luce del sole su argomenti specifici. Fissa i paletti ancora la capogruppo portavoce, che respinge i sospetti sulla sudditanza degli eletti rispetto al verbo del leader. Per la Lombardi le dichiarazioni di Grillo e Casaleggio, pronti a lasciare il movimento in caso di scelte diverse sulle alleanze, non erano né un avvertimento né una minaccia. Un gesto di ricchezza, li definisce la Lombardi, che apprezza ma respinge l'appello di Saviano e Benigni a fare le cose insieme al PD. Con i democratici siamo pronti a votare l'autorizzazione di arresto nei confronti di Silvio Berlusconi se dovesse arrivare la domanda in Senato. Le parole di Vito Crimi, il portavoce 5 Stelle a Palazzo Madama, che assicura: siamo pronti a votare anche per la ineleggibilità di Berlusconi nella giunta per le elezioni. Spiazzante Crimi quando Serafico risponde che i 5 Stelle sono pronti a prendersi la presidenza di una Camera. Se qualcuno ce la offre, perché no, ma senza fare accordi, dice, rivendicando invece il diritto ad una vicepresidenza e ad un questore sia alla Camera che al Senato, svelando una imprevista esperienza sulle procedure. Qualche imbarazzo dimostrano i grillini entrando in Parlamento, timidi in ingresso, molto meno già all'uscita, quando tanti di loro cedono all'assedio delle telecamere. Parlano al microfono i neodeputati grillini Donatella Agostinelli, Sergio Puglia, Luigi Di Maio, Angelo Tofano, accompagnato da famiglia. Meglio stare a 3 metri di distanza, se no ci infettano, consiglia su Facebook il cognato di Beppe Grillo, Walter Vezzoli, finito sulla prima pagina dell'Espresso per le sue società in Costa Rica. Una sensazione di estraneità condivisa dal neodeputato Andrea Cecconi. Sì, io mi sento diverso. Io sono una persona che ha sempre lavorato nella vita. Sono giovane, ma ho sempre lavorato. Che lavoro? Infermiere. E con questi neodeputati, con la loro soprattutto massima rappresentanza, va a cercare un difficilissimo dialogo la leadership del PD. Anche se Bersani, non risparmiando le parole anche dure nei confronti di Grillo, cerca di esaminare quel sentiero che non è un'autostrada, ma... Questa nostra proposta è una proposta, è una strada stretta. Non lo dicono a me, è stretta, è strettissima, tutto quello che si volete. Vorrei capire qual è più larga di questo, però, nella situazione data. È stretta, ma non è che abbiamo in giro delle autostrade, eh?
Bersani fa un punto di forza della debolezza collettiva. Non siamo in grado di garantire da soli un governo, ma neanche gli altri sono in grado di farlo. Di fronte ai 408 neoparlamentari ripete l'apertura a Grillo, nonostante il suo no ormai gridato a qualsiasi tentativo di corteggiamento. Quindi lo attacca senza citarlo, come un novello principe vuol tenersi le mani libere non per l'Italia ma per qualcosa che si chiama potere. Noi invece facciamo l'inverso. Un dialogo tra sordi sul quale pesa la sfida del leader 5 Stelle sul finanziamento ai partiti. Noi ce l'abbiamo una proposta sulla questione del finanziamento ai partiti, solo che io intendo che la discussione si leghi al fatto della trasparenza nei partiti. Non è parole insufficienti per placare lo tsunami grillino che incalza da fuori, ma altrettanto moderate per rispondere a Renzi, che dall'interno marca la differenza dal segretario proprio su questo terreno. Ad agitare il clima in casa PD, oggi un articolo del Corriere della Sera che parlava di un dossier commissionato dal sindaco di Firenze per passare al microscopio le spese del partito. Non si tratta di dossier, ma trasparenza la sua risposta. Di fatto la tregua interna è finita. Faccio il tifo per Bersani, ma non sono ottimista, spiega Renzi, che boccia come molto discutibile la strategia del suo partito. Il segretario continua a tessere la sua tela, il primo banco di prova per possibili alleanze è l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, che si riuniranno per la prima volta venerdì. Bersani invoca la corresponsabilità, cioè la disponibilità a cedere gli scranni più alti. Non si tratta di scambio di poltrone, deve essere un elemento di garanzia. Bene una camera ai grillini, ma non il regalo, sussurra qualcuno. Se continuano a sputarci addosso, non possiamo dargli un posto privilegiato per farlo. Apertissima anche la trattativa con Scelta Civica, per ora in polvere il Senato. La sua dote è insufficiente per sostenere un governo, ma utile per l'elezione del capo dello Stato. Il dossier è affidato a tre ambasciatori, Rosa Calipari, Davide Zoggia e Luigi Zanda. A loro toccherà nei prossimi giorni sondare tutti i gruppi parlamentari e capire quali margini ci sono. Gli umori in casa PD sono variabili. Siamo già in campagna elettorale, il timore più diffuso. Proprio perché si parla di campagna elettorale, ma sicuramente si è parlato di finanziamenti, avete sentito la sfida di Grillo e la risposta in diretta di Bersani. Di cosa stiamo parlando? Di che ordine di cifre e di che tipo di rimborsi elettorali? Il cartello messo in rete da Grillo offre il quadro della situazione dei finanziamenti per la legislatura appena avviata. 159 milioni previsti per i 5 anni dal 2013 al 2017, durata in questo caso quanto mai teorica, vista l'ombra di un nuovo voto che incombe. Ma nell'efficace propaganda 5 Stelle spicca, accanto alla cifra spettante al movimento, circa 42 milioni 800 mila euro, la scritta «rifiutati». Non rifiutati invece i fondi spettanti alle altre forze che hanno acquisito nelle urne il diritto al rimborso, dai quasi 46 milioni del PD ai 350 mila euro di Grande Sud, passando per i 38 milioni del PDL. In realtà questi soldi sono al momento solo teorici, i partiti hanno 30 giorni di tempo dal giorno delle elezioni per accedere ai rimborsi, ma finora solo il Movimento di Grillo ha annunciato che non li richiederà. La sfida insiste su un tasto molto impopolare, quello dei costi della politica, ovvero del finanziamento pubblico ai partiti. Prima dello tsunami elettorale, la crisi e le inchieste su spese pazze e tesorieri, vedi Lusi e Belsito, avevano riportato prepotentemente sotto i riflettori una norma già bocciata con il 90% dei sì nel referendum del 93, ma poi rispuntata attraverso leggine ad hoc. Si tentò prima con il 4 per 1000 dell'IRPEF, poi nel 97 arrivò la legge sui rimborsi elettorali, che di fatto ripristinava in pieno il finanziamento pubblico, visto che la percentuale delle spese sostenute è sempre stata infinitamente più bassa dei rimborsi ricevuti. Dal 94 in poi la cifra stanziata per partiti e movimenti è vicina ai 3 miliardi di euro. La scorsa estate, sulla spinta del moto anticasta, i partiti hanno votato una legge che dimezza i rimborsi fino a quel momento percepiti, già in parte ridotti dal 2008 al 2011. Ogni anno la cifra stanziata tra Camera, Senato, europee e regionali è di 91 milioni di euro, ma di questi solo il 70%, 63 milioni e 700 mila, finisce effettivamente nelle casse dei partiti, circa 15 milioni di euro per ogni consultazione elettorale, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna formazione. E siamo sempre lì, i soldi e poi a che servono i soldi e perché ballano i soldi nella politica. E questo ci porta alla nuova svolta nell'inchiesta napoletana proprio sulla compravendita dei senatori nel biennio 2006-2008. In mezzo ancora Berlusconi, Di Gregorio, La Vitola.
Che la strategia fosse saltare l'udienza preliminare era nell'aria, ma oggi i PM di Napoli lo hanno messo nero su bianco. I sostituti Woodcock, Curcio e Piscitelli hanno inoltrato la richiesta all'ufficio del GIP, giudizio immediato nei confronti dell'ex premier, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita di senatori, che avrebbe provocato la caduta del governo Prodi. L'istanza riguarda anche Sergio De Gregorio e l'ex editore dell'Avanti, Walter Lavitola. Il reato per cui si chiede di andare direttamente al processo è corruzione. Berlusconi è accusato di aver comprato il senatore De Gregorio per convincerlo a sabotare il governo Prodi in cambio di 3 milioni di euro. Un'accusa che nasce dalle dichiarazioni dello stesso senatore passato dall'IDV al PDL, che ha parlato ai magistrati di un patto siglato con Berlusconi nel 2006, votare contro i provvedimenti della maggioranza al fine di farla andare sotto. Non è stato chiesto, almeno per ora, il giudizio immediato per l'altra ipotesi di reato contestata al Cavaliere, finanziamento illecito ai partiti. Su questo filone sono ancora in corso accertamenti. Ma gli inquirenti non hanno dubbi sul metodo di adescare senatori per far cadere Prodi. È quanto risulterebbe anche dagli interrogatori di alcuni politici come persone informate dei fatti. L'ultimo ad essere ascoltato ieri alla presenza del nucleo tributario della Guardia di Finanza è stato il senatore del PD Paolo Rossi, che sarebbe stato uno dei cosiddetti papabili. Contattato per passare dall'altra parte, avrebbe rifiutato. Ora i magistrati possono mettere un punto e incrociare le dichiarazioni rese nei giorni scorsi da Antonio Di Pietro e dai senatori Anna Finocchiaro, Caforio, Formisano e dall'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Un'inchiesta che a sua volta si intreccia con quella della magistratura romana, che sta tentando di capire se ci fu analoga campagna acquisti nelle vicende del dicembre 2010 che portarono al salvataggio, ricorderete, del governo Berlusconi. Ci fu lì, c'era stato il cambio di posizione di Casini e di Fini e dei suoi, ricordate, una conta che finì con 3 voti di vantaggio a favore di Berlusconi, insomma la vicenda Razzi, Scilipoti e altri. Per questo è stato stasera interrogato a Roma anche e ancora una volta Sergio De Gregorio. Importante sentirlo, perché poi ha parlato infine con i giornalisti. Sergio De Gregorio, il principale accusatore, la gola profonda nella storia della compravendita dei senatori a suon di milioni di euro, arriva a sorpresa in procura a Roma, accompagnato dal suo avvocato, per essere sentito come indagato in procedimento connesso. È l'inchiesta parallela a quella di Napoli, aperta sulla base di alcuni esposti presentati a suo tempo dall'ex leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Si parla del passaggio dei senatori Antonio Razzi e Domenico Scilipoti, che abbandonarono la casacca dell'IDV in concomitanza con un voto di fiducia al governo Berlusconi nel 2010. Quando esce è buio, qualcuno in strada gli grida buffone. Lui rivendica la sua scelta. Non sono un traditore, dice. Ricevendo quei 3 milioni di euro da Berlusconi ho commesso un reato e ora venerdì andrò ai domiciliari. I fatti sono noti. C'è stata una cosiddetta operazione libertà varata nel 2006 e nel 2007 per mandare a casa quello che io ancora ritengo il governo più impopolare della storia di questa Repubblica. Abbiamo fatto delle cose, io ho commesso dei reati, ho avuto il coraggio di dirlo, di sostenerlo, di riferirlo ai magistrati, poi il resto... Ma secondo lei si è cambiato un po' il corso della vita democratica con questa cosiddetta operazione libertà? Lei sa meglio di me, lo sanno gli ascoltatori, che il governo Prodi sarebbe caduto comunque. E magari lo abbiamo aiutato ad andare a casa, questo sì, è evidente. Non è stato un atto di arroganza politica, è stata la considerazione che il paese era impantanato a una sopravvivenza legata all'esistenza in vita di una coalizione che non andava d'accordo su nulla. Io mi occupavo di sicurezza e difesa e quindi sulla sicurezza e difesa non eravamo d'accordo. Il fatto che poi uscita su Berlusconi 3 milioni eccetera, il problema, diciamo, non sembra tanto una questione di coscienza, sembra più che altro un problema di soldi economici. Ma guardi, io sono stato finanziato per il mio movimento politico, poi perché mi abbiano dato 2 milioni in nero me lo sono chiesto anch'io. No, li ho presi. Li ha presi, ammette candidamente De Gregorio, ed è su questo che sarà
una parte forte del processo, se ci sarà ovviamente, per il quale i magistrati di Napoli hanno chiesto oggi il giudizio immediato. C'è un altro giudizio che invece non rivedremo più nella sede in cui abbiamo cominciato a seguirlo, che è quella indiana ed è il processo relativo ai nostri due fucilieri di Marina, che oggi è stato ufficializzato, non torneranno in India. Stavolta no. I due fucilieri della Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in questi giorni in Italia per una licenza di 4 settimane per votare, non verranno restituiti alle autorità indiane, così come era accaduto a Natale. Il nostro ambasciatore in India, Mancini, ha riportato al governo di Nuova Delhi una decisione che ha colto tutti di sorpresa, del ministro Terzi, presa comunque di concerto con il ministro della Difesa, della Giustizia e la presidenza del Consiglio. L'Italia, si legge nella nota, ha sempre ritenuto la condotta delle autorità indiane in violazione del diritto internazionale, in particolare del principio dell'immunità dalla giurisdizione degli organi dello Stato straniero e delle regole della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La conseguenza di questa presa di posizione è che per Roma quella in corso è una controversia di natura internazionale, dunque non esiste alcun motivo per il quale i fucilieri del San Marco debbano tornare sotto la giurisdizione indiana. L'Italia peraltro si dice disponibile a risolvere la crisi con i mezzi consueti previsti dal diritto internazionale, l'arbitrato o una sentenza di un tribunale terzo. Prima di prendere la decisione finale, la Farnesina ha studiato attentamente anche la sentenza della Corte Suprema indiana del 18 marzo. La Corte giudicava Enrica Lexi, la nave protetta dai due fucilieri, al momento della sparatoria nella quale morirono due pescatori indiani scambiati per pirati in acque internazionali, come sempre sostenuto da Roma, e dunque decretava incompetente lo Stato del Kerala, auspicando l'apertura di un dialogo politico bilaterale per risolvere il problema della giurisdizione tra India ed Italia, ed alternativamente obbligando le autorità indiane a creare un tribunale ad hoc che non ha mai visto la luce. Ovviamente sono entusiasti i primi commenti di Latorre e Girone, anche loro a quanto pare colti di sorpresa dalla decisione del governo italiano. Siamo attoniti e felici di tornare a fare il nostro mestiere, sono state le loro prime parole, poi il ringraziamento alle istituzioni italiane e alle loro famiglie che non li hanno mai fatti sentire soli. È assordante invece il silenzio da parte del governo di Nuova Delhi. Unico a parlare il ministro degli esteri indiano Salman Khurshid, solo per dire che non è bene reagire ora alla notizia. E tuttavia da New York una non meglio identificata fonte diplomatica indiana presso le Nazioni Unite ha ribadito: li dobbiamo processare noi, cosa che ormai appare impossibile. Ci siamo domani pomeriggio dopo la classica messa tanto attesa e tante volte citata. Del mattino di domani i 115 cardinali entreranno nella Cappella Sistina, si proclamerà l'extra omnes, tutti fuori e comincerà il primo conclave, comincerà con la prima riunione del conclave che dovrà eleggere il successore di Benedetto XVI. Rispetto a quello che si era detto nei giorni scorsi, ancora stamattina sui giornali, c'è minore speranza sul fatto che si arrivi immediatamente a una scelta che possa arrivare alla soglia minima, che è quella di 77 cardinali, indispensabile appunto per la proclamazione del nuovo pontefice. Si chiude la porta del sinodo, si apre quella della Sistina. Domani andrà in scena il rito antichissimo del conclave, ma oggi, prima di riunirsi sotto la volta del giudizio universale, il confronto tra i porporati è stato su temi terreni e concreti. I cardinali volevano avere chiarimenti sullo IOR, la banca vaticana, custode di conti riservati e di un bel gruzzolo di segreti. Negli ultimi mesi al centro della bufera per la burrascosa uscita di scena di Ettore Gotti tedeschi. Da tempo alcuni cardinali hanno mostrato un'evidente irritazione per la gestione di un istituto che ha provocato alla Santa Sede anche danni d'immagine. Tra i capofila del malcontento verso lo IOR c'è anche l'arcivescovo di Vienna, Schönborn, allievo di Ratzinger, considerato tra i papabili. E così nell'ultimo giorno del preconclave il cardinale Tarcisio Bertone, in veste di presidente della commissione cardinalizia di vigilanza, ha preso la parola nell'aula nuova del sinodo. Si è trattato, ha spiegato il portavoce vaticano padre Federico
Lombardi di una breve relazione perché, ha detto ancora, la situazione dello IOR non è il punto principale per avere criteri per l'elezione del Papa. Ma è facile ipotizzare che il tema IOR sarà comunque nell'agenda del prossimo Papa e il confronto tra i porporati si è chiuso proprio su questo argomento. Domani mattina 115 cardinali elettori poseranno le valigie nella Domus Santa Marta, poi alle 10 verrà celebrata la messa pro eligendo Romano Pontefice. Alle 16.30 inizierà la passeggiata più breve e importante nella storia della Chiesa. I cardinali si sposteranno dalla Cappella Paolina alla Sistina. Tra loro camminerà il nuovo Papa, l'arcivescovo di Milano Scola, quello di San Paolo Scherer, ancora il canadese Olé, gli statunitensi Dolan e O'Malley entrano in conclave come i candidati più quotati. Tra le 17.30 e le 18 verrà pronunciato l'extra omnes. Le porte della Sistina si chiuderanno, sarà l'ultimo ciak. Poi tutte le telecamere del pianeta saranno puntate sul tetto della Sistina. A parlare sarà solo un comignolo con il linguaggio più antico del mondo, un segnale di fumo. Il primo è atteso intorno alle 20. E già, proprio attorno alle 20 fatalmente ne parleremo. E già questa sera, dopo 8:30, a Piazza Pulita si parla proprio del Vaticano alla vigilia della scelta del nuovo pontefice, con numerosi ospiti e esperti sia religiosi sia laici, sia qualche anticlericale che non manca, come vedo dalla lista degli ospiti. Prima però a 8:30 c'è l'imprenditore Alfio Marchini, candidato a sindaco di Roma. Noi ci fermiamo. Salve Eminenza, ha chiesto lei la relazione sui Patrix? Molti scandali. Il suo mestiere è fare domande, il mio mestiere è non rispondere. Un dossier segreto. Andate all'ufficio stampa e ecco quello che vi dice tutto. 115 cardinali. Ho scelto il silenzio. Un solo Papa. La Chiesa si deve continuare a riformarsi. È un processo che non si finisce mai. Corrado Formigli conduce Piazza Pulita. Questa sera alle 21.10 sulla 7 e in diretta streaming sulla 7.it. Please, please, come on in. But only because it's you, Mr. Clooney. Please, come in. But only because it's you, Mrs. Martin. Bluto, as usual. When I come here, I always feel like a star, don't you? More or less. You're a shredder, Mr. Clooney? Thank you. When I tell you. Nespresso. What else? Perché pagare le spese del conto corrente? Con ING Direct io non le pago. Prendi parte al cambiamento. Scegli conto corrente arancio. Per te zero canone, Visa Oro e prelievi Bancomat gratuiti. Wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? You know it's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together. And wouldn't it be nice? Preparati alla più grande stagione di Formula 1 mai vista. Tutti i Gran Premi live in esclusiva solo su Sky, con il primo canale interamente dedicato. Oggi insieme a un'offerta di sport che non ha rivali e al grande intrattenimento esclusivo di Sky TV. Anche su Sky Go, per portare Sky sempre con te. Sky Sport, più Sky TV, più Sky Go, a soli 29 euro al mese. Il Gran Premio d'Australia, in diretta, lo vedi solo su Sky. Chiamaci allo 02 80 80. Armoniosa, pura. Grappa Candolini è come appare. Stanno arrivando, stanno arrivando! Stanno arrivando gli incentivi statali, ma il gruppo Fiat li anticipa e garantisce subito a tutti un incentivo di almeno pari valore su tutta la gamma GPL e metano. Ehi, e ti conviene tre volte quando acquisti, perché hai fino a 5.000 euro di incentivi. Quando paghi, perché non hai interessi grazie al finanziamento Tanzero. E quando guidi, perché col metano e il GPL il piano costa meno della metà. Dai, vai! L'ha capita, perché io insegno.
Fumo, caffè e il passare del tempo possono macchiare i tuoi denti e il sorridere diventa un problema. Prova Dident, il rivoluzionario trattamento sbiancante. Applicabile con un comodo pennellino, Dident aiuterà in pochi giorni a far brillare il tuo sorriso, rispettando lo smalto naturale dei denti. Torna a sorridere con Dident, in farmacia. Ecco a voi You, la nuova macchina di Nespresso. Modulare. Intuitiva. You farà suoi i tuoi gusti. The You lives like you. Il domani comincia oggi. Classe B, mia per due anni con Drive Pass Leasing. Da 249 euro al mese e 4.200 euro di anticipo. Assicurazione furto incendio inclusa. E poi posso restituirla. Provala anche tu. Sabato 16 marzo, con Mercedes-Benz si aprono nuove strade. La borsa oggi ha chiuso a meno 0,69, ma era andata peggio in mattinata. Si temeva di dover subire lo scotto del declassamento subito da Fitch a fine della scorsa settimana, invece poi si è riassorbito il calo e lo spread si è fermato a quota 312. In questo momento Wall Street è in positivo e l'indice Dow Jones sta guadagnando lo 0,22%. È tutto, vi lascio 8 e mezzo e poi Piazza Pulita. Buonasera, domani.